Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, e ti ha voluto venire qui, me lo chiedono i bambini, mi dicono: ma perché non fai vedere mai E.T.? Mi ha chiesto in particolare un bambino mio amico che ha 46 anni, mi ha detto: ma devi fare il video editoriale con E.T. nel day after Inter Milan 5-1, bello con la sua sciarpetta, interista, l'ha visto, quindi ti sei divertito, eh? Sei divertito, ragazzi. Qui c'è il tavolo ancora pieno di gadget. Vabbè, la trombetta. Poi cos'è che posso? Beh, l'elmetto lo rimetto via. L'elmetto che avevo portato perché loro avrebbero dovuto attaccare tanto. Non mi è servito. Non mi è servito. Ragazzi, oggi è una giornata. Allora, devo ringraziare prima di tutto quelli che si sono accorti che oggi è pure il mio compleanno, il 17 settembre. Io, dopo che ho passato i 50, non ricordo con piacere i compleanni, perché non accetto, lo so, è molto puerile questa cosa. Non accetto il tempo che passa. Io ho ancora un sacco di cose da fare, un sacco di cazzate veramente da fare, e quando comincio ad avere 56 anni, 57 anzi, adesso vado per i 58. Sapete, quelli maturi, quelli che sono già maturi a 25 anni, non le fanno e quindi non sanno che cosa si sono persi. Però vabbè, devo ringraziarvi tutti, anche se non mi fa piacere ricordare il mio compleanno, però devo ringraziare veramente il professor Pisani, juventino, che lui lo sapeva, e dopo il derby del 5-1 mi ha portato lui, un collezionista di palloni, ma mi ha fatto un regalo meraviglioso, ragazzi. Questo è il pallone ufficiale della MLS, della Lega Calcistica Americana dell'anno 2017, un pallone ufficiale Adidas che ha anche un grande valore, e quindi lo devo ringraziare. Lo devo ringraziare, prof, lo tengo tra le mie cose più care, naturalmente, anzi lo vedrete in qualche prossimo video editoriale. Allora, questo è il video editoriale del day after, dell'analisi. Dell'analisi, ma cosa volete che analizzi? Una volta facevo le pagelle. Ragazzi, ma che pagelle, cioè che top e flop devo trovare io in questo pentaorgasmo generale? Tu hai visto che pentaorgasmo è stato? Pentaorgasmo. La manita nella manita del derby, ragazzi, non so più cosa dire. Non ho visto un'insufficienza, mi dispiace. Non mi dispiace per quelli che c'hanno sempre da trovare quello che non va. Ma io sono quattro partite di questo campionato che non riesco a trovare un'insufficienza in nessuno dei nostri. Cioè, sto vedendo i vari siti, qualcuno dice: beh, però Darmian poteva essere più attento quando gli andava via Leao, sì, ma poi ha sbilanciato Theo Hernandez quando ha tirato fuori e quindi ha fatto una bella cosa. Ragazzi, allora, volete che vi dica? È un pentaorgasmo. In un pentaorgasmo io dovrei dare 9 a tutti, perché 10 non siamo alle elementari, no? Però Inzaghi, Mkhitaryan e Thuram mi sembra che siano stati proprio i tre top generali, ma vorrebbe dire togliere qualcosa agli altri, anche a quelli che sono entrati, perché anche Carlos Augusto è andato bene, perché anche Arnautovic è andato bene, perché anche Aslani ha fatto due recuperi nel finale, è andato bene. Ragazzi, mi spiace, ma io non riesco. Se volete voi fare sempre quelli che c'hanno qualcosa da dire, fatelo. Fatelo. Fatelo, io non ci riesco, io non ci riesco. Cioè, anche se vado a vedere veramente anche le pagelle, cazzo, sbaglio sempre occhiali. Ma perché sono questi occhiali? Scusate, questo, sbaglio sempre gli occhiali. Con questi non vedo. Cioè, proviamo che vedo a vedere. Cioè, ragazzi, anche De Vrij è entrato benissimo, Dumfries non ne parliamo, cioè non c'ho bisogno degli occhiali. Non... È andato tutto da Dio, è andato tutto da Dio, ragazzi. Adesso bisogna star calmi. No, una piccola delusione io personale però ce l'ho. Una piccola delusione mia personale. Voi pensate che io prenda per il culo? Certo, ho un po' l'animo preschiano e ogni tanto mi piace ovviamente lo sfottò. Voi pensate, guarda, lo dico anche a te, loro pensano che io, quando parlo di Capitan America, Pulisic, li prenda per il culo. E invece no, ragazzi, io ho la casa piena di gadget di Capitan America, questo l'ho preso negli Stati Uniti. Questo l'ho preso negli Stati Uniti. Cioè, io c'ho lo scudo di Capitan America. Io Capitan America non l'avevo mai visto perdere. Adesso arriva Pulisic
e mi fa cadere il mito. Tra l'altro chiacchierone pure lui, no? Pure lui chiacchierone. Mi fa... Adesso cosa faccio io? Ripeto, l'ho già detto, ma io cosa faccio con questo scudo? Cosa faccio con tutti i miei gadget di Capitan America? Che mi è anche caduto Capitan America. C'è arrivato Pulisic a rovinarmi il mito di Capitan America, che poi ha ripetuto la frase dell'Arrigo, no? L'Arrigo, il Torquemada di Fusignano, lo so che vi piace, ma ormai cosa devo dire? Ha detto un'altra cagata pazzesca, e tra l'altro viene proprio smentito dagli eventi, io questa me l'hanno appena mandata. Cioè l'Arrigo ha detto, non ha tirato fuori solo l'Inter, che è squadra poco europea, ma anche la Juve, mentre invece le squadre più europee, dice l'Arrigo, sono l'Atalanta e il Milan. E sapete cosa è successo? Che la Fiorentina di Italiano ha battuto l'Atalanta europea 3-2 e il Milan, come sapete, ha preso 5 pere, il Milan europeo, dall'Inter, perdendo il quinto derby. Io non so perché l'Arrigo ha preso a dire cagate una via l'altra, ragazzi, non lo so, veramente, non lo so. Comunque no, ho fatto i complimenti a tutto lo staff, non ho scritto ovviamente a Marotta, ho scritto ovviamente a Massimiliano Farris, il vice di Inzaghi, sono in pentaorgasmo anche loro, anche se non possono dirlo, però lo dico io, perché insomma tengo segreto il contenuto dei messaggi, ci mancherebbe, però ricordatevi che ancora non si è fatto niente. Lo so, questo è il video editoriale del giorno dopo, il video dei top e dei flop, ma io, ragazzi, di flop non ne ho. Io l'unica cosa che vi posso chiedere, intertristi, continuate pure a prendervela con quello, con quell'altro. Sapete che io parlo malvolentieri con gli intertristi, ma poi ci sono quelli che si atteggiano a capi tifosi, perché con me non parli, che io chi cazzo rappresenti tu? Nessuno. Io parlo con decine di migliaia di tifosi entusiasti. Decine di migliaia di tifosi entusiasti. E viene da far così. Certo che il tabellone che mi ha mandato, quel 5-1 di stampato a San Siro, che ricorda quello del marzo 74, io ero bambino, è una roba che non dimenticheremo. Ma non è tanto il 5-1, non dimenticheremo il fatto che abbiamo una personalità straordinaria, ragazzi. È un momento che abbiamo una personalità straordinaria. Personalità, io non lo so, abbiamo una personalità incredibile. È questo. Poi gli altri vanno in giro con la maglia di Rodri, si beano, perché ormai hanno fatto una finale internazionale in 15 anni, i cugini, è chiaro, che vanno a mangiare il kebab nei locali di Istanbul, no? E sono lì a dirti Rodri, ho capito, ma ragazzi, quella finale lì ci ha dato una personalità incredibile. Ecco, io non sto a trovare i 5 motivi per cui l'Inter ha battuto in 5 derby il Milan. Io ne trovo uno solo. Abbiamo acquisito un'autostima fantastica. Ora, da qui a immaginare che siccome dopo 4 giornate siamo a punteggio pieno, noi si possa fare il campionato che ha fatto l'anno scorso il Napoli, ragazzi, ce ne corre. Arriveranno i momenti duri, arriveranno i momenti più che duri, io ne sono sicuro. Però sappiamo reagire, oddio, è vero che ancora non siamo andati sotto, quindi non lo so, però sappiamo reagire, siamo una squadra, devo dire, ricondizionata, un po' come gli amici di Regen, vi ricordo gli sconti, adesso che riniziano le università, le scuole, con i codici GLR, GLRTV avete grandi sconti. Dovevo dire qualcosa per mettere dentro lo sponsor, ragazzi. Ricondizionata comunque l'Inter, nel senso che ha saputo, secondo me, sostituire alla grande le assenze. Adesso, al di là del giorno di riposo, al di là della soddisfazione, ecco, la nostra maturità la dobbiamo dimostrare subito, perché adesso iniziano le partite ogni 3 giorni, il turno infrasettimana di campionato, la Champions. Ecco, la maturità noi la dobbiamo dimostrare subito nel non esaltarci, hai capito? Quindi stai tranquillo, mancano, ragazzi, 34 giornate di campionato. Il fatto di essere dopo 4 giornate a punteggio pieno non significa assolutamente nulla. Chissà, a me dispiace solo che non troviamo il Milan più nel 2023, perché adesso siamo diventati veramente la loro ossessione.
cioè ogni volta che ci vedono se la fanno addosso, ma è inevitabile, ragazzi. Quando giochi 4 partite con una squadra e perdi sempre, ti annienta, e giochi la quinta e ti annienta di nuovo con una forbice ancora superiore alle altre 4, è chiaro, ma si riorganizzeranno, ragazzi, ma è normale che si riorganizzeranno. Però mi dispiace, perché insomma mi sarebbe piaciuto fare un altro derby nell'anno solare 2023. Però voglio dare il buon esempio, diamo il buon esempio, ci accontentiamo. L'analisi è: mi spiace per quelli sempre tristi, sempre, sono interista, ma questo non va, quell'altro non va. Mi spiace per questi qui. Ecco, se volete un motivo di tristezza in me, il tempo che avanza. Io ogni volta che arriva il mio compleanno, dopo i 50 anni, c'ho ancora un casino di cose da fare, c'ho così poco tempo, un velo di tristezza mi attraversa il volto. Però, vabbè. Poi penso alla manita e ovviamente mi passa, e domani mi è già passato. Ciao ragazzi, vi salutiamo, io e te, vi vogliamo bene. E cos'è che mi sono dimenticato di dire? Viva l'Inter! Viva l'Inter! Penta orgasmo. Ragazze, penta orgasmo, Non so se ci siamo capiti. Vabbè, insomma, ormai sono anziano, posso anche fare queste battute un po', no? Da caserma. Ciao a tutti ragazzi, ciao a te, viva l'Inter.